Ciao bambini! Oggi parleremo dell'olfatto. L'avete già affrontato, vi siete già esercitati ad annusare. Vediamo in questo breve filmato di fare sintesi. Quindi, ormai abbiamo imparato, fare sintesi vuol dire definire le notizie più importanti, le informazioni più importanti che dobbiamo ricordare. Allora, abbiamo detto che il naso è l'organo dell'olfatto, quindi è quella parte del corpo che ci permette di riconoscere gli odori che sono nell'aria. Ok? Ogni odore può essere per noi un buon odore, quindi piacevole, e quindi prende il nome di profumo, oppure un cattivo odore, un odore che non ci piace, e quindi prendiamo il nome di puzza, qualcosa di sgradevole. Il fatto di poter riconoscere gli odori è molto importante per la nostra salute. Infatti, per esempio, se sentiamo odori di gas, quindi puzza di gas, è importante avvisare un adulto perché siamo in pericolo, il gas è molto pericoloso. Oppure, se la mamma deve cucinare e prende dal frigorifero un bel pezzo di carne e si accorge che ha un cattivo odore, non la cucinano, la butta perché non è buona e quindi non deve essere mangiata perché ci farebbe male. Quindi l'olfatto ci protegge. Per poter riconoscere gli odori è necessario però che questi odori devono entrare nel nostro corpo e entrano attraverso i due buchi del naso. Questi due buchi del naso si chiamano narici. Chiamiamo le cose col loro nome, col nome giusto, quindi le narici. Vedete che nelle narici ci sono tanti piccoli peli. Questi piccoli peli sono molto importanti perché anch'essi hanno la funzione di proteggerci. Ci proteggono in che modo? Ci proteggono perché fanno da filtro, fermano e impediscono che nel nostro corpo possano entrare, per esempio, le polveri, o dei microbi o dei batteri. Quindi i peli hanno proprio il compito di fermare le sostanze nocive che danneggerebbero la nostra salute. Saprete anche sicuramente che molti animali, anzi in generale gli animali, hanno il senso dell'olfatto molto sviluppato, molto di più rispetto al nostro. Pensate ai cani, che vengono utilizzati dalla polizia che li addestra e poi chiede il loro aiuto, per esempio, per cercare le persone scomparse, oppure chiede il loro aiuto per cercare delle sostanze illegali. Che cosa sono le sostanze illegali? Sono delle sostanze non permesse dalla legge, quindi che non possono essere utilizzate o trasportate. Quindi qui siamo in un aeroporto e vediamo che il cane sta annusando le valigie proprio per vedere se all'interno ci sono delle sostanze non in regola, cioè che non possono essere trasportate. Quindi abbiamo visto le cose importanti da ricordare quindi sull'olfatto, sono queste. Ricapitoliamole insieme. Uno, che l'organo del senso dell'olfatto è il naso. Il naso è formato da due narici, che le narici al loro interno hanno dei piccoli peli che hanno la funzione di filtrare e di proteggerci. Abbiamo visto che grazie all'olfatto possiamo sentire odori e profumi e quindi l'olfatto ci dà delle informazioni importanti. Ok? Tutto chiaro? Perfetto. Ciao bambini, alla prossima volta. Ciao ciao!